Allora, siccome non serve a nulla far finta di non sentire, di evitare le polemiche, io mi stavo solamente un po' disintossicando, ma a quanto pare queste due varranno oro e doneremo tutto all'ATISB, che è un'associazione per cui ho l'onore di dare una mano, anche grazie a Matteo. Vi ricordate il video del ragazzo in sedia a rotelle che allo stadio ebbe dei problemi? Ecco, lui che fa parte dell'ATISB e io do una mano molto volentieri. Vi ricordo di non dare soldi a cialtroni che vi riempiono di stronzate. Prima di questo video vi ho passato 6 delle 400 cazzate che hanno detto. È tutto qua. Allora, intanto, dopo Digital Beats, Superlega, Bond, raddoppi. Un'altra mazzata per questi cialtroni che Radrizzani ha fatto un'offerta ufficiale per la Sampdoria per evitare il crollo entro il 30 maggio. Quindi lo riporta il Secolo, non mi ricordo come si chiama quel giornale, visto lo leggono tutti, il giornale fammelo leggere anche a me una volta ogni tanto, no? Fammelo leggere anche a me. Quindi, cessione Sampdoria, si fa avanti Radrizzani, la proposta ufficiale vuole saldare la Sampdoria entro il 30 di maggio. Addirittura si vocifera anche che in questa operazione, non lo dicono ma lo fanno capire, ci sia anche dietro Investcorp. Io non lo so se c'è dietro Investcorp, io so solamente che Investcorp non prenderà mai l'Inter, che non c'entrano nulla loro con l'Inter, perché loro non possono fare un'operazione da circa 2 miliardi. Un giornalista del Sole 24 Ore Festa disse 3 settimane fa, tra l'altro ricordo ai cialtroni, che Festa ha detto che Oaktree presta i soldi a Zhang perché ha già il compratore, quindi 2 anni fa, maggio 2021. Ve lo ricordo, cialtroni, a volte vi passasse di mente. Tanto la vergogna di chiedere i soldi ai tifosi dell'Inter, quella voi non provate vergogna, ormai andate pure dritti. Investcorp non può fare operazioni di quel tipo lì. Dicono che sia dietro la Sampdoria. È una voce. Radrizzani c'è la proposta ufficiale. Stanno dicendo anche che dietro ci possa essere anche Investcorp, perché comunque se vuoi riportare un attimino la Sampdoria, non ti dico tra le prime quattro, ma su anche lì devi spendere perché anche loro sono messi male. Quindi chi prende l'Inter fa un'operazione subito da 2 miliardi, Investcorp non fa operazioni di questo tipo, anche perché il Milan aveva una fase debitoria, l'Inter c'era un'altra, quindi Investcorp Inter è un'altra cazzata. Investcorp potrebbe fare solo ed esclusivamente da private equity in un'operazione disastrata a livello economico come quella dell'Inter, ovvero sia tenendo un 10%, ma non certo proprietà Investcorp. Infatti mi sembra che non ne stia parlando più nessuno. Te mi dici, gli arabi non ne parla nessuno, sì, ma di Investcorp chi ne sta parlando? La cordata italiana, che le sue fonti gli dicevano che c'era la cordata italiana, che fine hanno fatto? Investcorp che fine ha fatto? Radrizzani che fine ha fatto? L'ASRI, Bertarelli, che fine hanno fatto questi qui? Dovete passarvi una mano sul cuore, da tifosi dell'Inter, e aiutare le persone che ne hanno bisogno. Non dovreste, poi dei vostri soldi siete liberissimi di fare tutto quello che volete. Sotto c'è il nome dell'associazione atisb.it. Andate sul sito internet, vi spiegano loro con il 5 per 1000, donazioni volontarie, vi spiegano loro di cosa si tratta, come fare, cosa fare, se lo volete fare. Io quello che vi posso dire, quello che vi posso nel mio piccolo invogliare a fare è smetterla di dare soldi per farsi prendere per il culo da persone che ci fanno la spesa quando ci sono persone che ne hanno veramente bisogno dei soldi. Che siano 2, che siano 5 euro, che siano 10. Quindi a me non interessano le donazioni, non me ne frega nulla, ma se mi volete fare un regalo, anche un 5 per 1000 andate a fare la denuncia dei redditi. Basta dargli il codice fiscale, è già qualcosa, meglio di nulla, no? Quindi il primo, dopo Lazzi, dopo Bertarelli, dopo chi c'era, anche Rocco, il maresciallo Rocca, che è smettito subito, ora è saltato un altro, è saltato anche Radrizzani, Investcorp gli è saltato, vedremo chi sarà il prossimo nome. A tutti i tifosi dell'Inter che si fanno prendere per il culo pagando in donazioni e offerte, vi dico, ragazzi, ragionateci sopra. Ragionateci sopra. Che Digital Beats era tutto a posto.
Abbiamo visto, siamo in finale, era talmente tutto a posto Digital Beats che siamo senza sponsor, sta giocando senza sponsor da un mese. Doveva partire la Superlega. Hai visto Paolillo cosa ha detto? Ecco, ora fai la finale e togliti dai coglioni, vendi anche meglio, vai via. Vi hanno riempito di cazzate. Questa gente non sa nulla e che è su YouTube solo ed esclusivamente per lucrare sull'Inter e per fare quattro spicci. Visto che non serve a nulla cercare di abbassare i toni, ricominciamo da capo, non ci sono problemi. Almeno lo facciamo per una giusta causa, per l'ATISB. Ciao Inter.